Arezzo, Città della Musica, con la seconda edizione del Guido Day. Fino a domenica torna la manifestazione dedicata a Guido Monaco per fare ancora una volta di Arezzo la città della musica. Il tutto nasce dall'idea di creare un ponte musicale con l'Europa. L'importante è che tutta questa giornata che si svolge in piazza Guido d'Arezzo, che è un po', diciamo, per la cittadinanza, finisce al Teatro Petrarca, dove ho invitato due istituzioni meravigliose, uno dei bambini adolescenti del Barcellona, che fanno non solo musica ma spettacolo, e vi invito tutti a venire a vedere perché sono formidabili, e non di meno l'Orchestra Sinfonica Junior di Santa Cecilia, che sono 100 elementi, spero che Petrarca li può accogliere e che suonano divinamente. Li ho sentito per il Capodanno al Parlamento. Mi sono piaciuti tanto e li ho invitati subito. Loro vengano con grandissimo piacere. Finalmente la seconda edizione del Guido Day in replica rispetto alla prima dell'anno scorso. Una giornata il 21 ricchissima di eventi, tra la fanfara dei Carabinieri che faranno una parata nelle strade centrali di Arezzo e il concerto la sera al Teatro Petrarca con la consegna del premio Guido d'Arezzo. Una giornata per celebrare la musica, per celebrare la città che ha dato i natali a Guido Monaco, Guido d'Arezzo, che si è inventato questo linguaggio universale e che ci fa declinare ancora una volta Arezzo non soltanto città dell'oro, ma anche a pieno titolo città della musica.